Taccuino della Prof di Consuelo Cordara, dal capitolo intitolato Davide. Una domenica d'estate di 2 anni fa, proprio in un locale tipico di via Mensa, la passeggiata che conduce alla Reggia, ho incontrato un mio ex allievo di quegli anni lontani e appassionati. È stato lui a riconoscermi. Sono Davide, professoressa, si ricorda di me? Mi ha domandato avvicinandosi al tavolo. Non ne imbroccavo una a scuola, ma poi ho trovato la mia strada. Faccio il cameriere e ho già lavorato in alcuni bar del centro storico. Dopo la scuola media mi sono iscritto al professionale alberghiero e ho poi partecipato a diversi stage importanti. Non credevo ai miei occhi. Non avrei mai riconosciuto in lui il ragazzone un po' goffo e maldestro degli anni dell'adolescenza. Sono seguiti abbracci commossi e una vigorosa stretta di mano da parte di quel giovane fine ed educato che aveva desiderio di farsi riconoscere dalla sua vecchia ed esigente insegnante di italiano. Sa, prof, ho conservato il diario della prima media. Il maggior numero di note le ho prese da lei. Davide non studia, è l'italiano. Quel giorno non avevo svolto il compito assegnato. Sono sempre più convinta che ogni allievo abbia i propri ritmi di maturazione. Per molti c'è bisogno di più tempo e di qualcuno che crede in loro. Forse Davide l'ha trovato proprio frequentando l'istituto professionale. Per questo ritengo che ogni insegnante debba trasmettere una piccola scintilla di curiosità che possa riaccendersi anche dopo tanto tempo, quando lo studio verrà vissuto dai ragazzi non più come un peso o un'imposizione, ma come uno strumento di emancipazione. Davide era stato respinto e ricordo che si presentava apatico, un po' imbambolato, molto infantile, nonostante fosse fisicamente piuttosto robusto e alto di statura. Quella domenica invece mi sono ritrovata accanto a un cameriere snello, veloce, attento nel servire i clienti, elegante nella sua giacca scura, camicia bianca e papillon nero. Ho capito nel corso degli anni, accumulando un po' di esperienza in più, che non bisognerebbe mai perdere la speranza pedagogica, anche se la necessità di valutare spesso costringe noi insegnanti a giudicare gli allievi sulla base di un arido calcolo matematico elaborato dal computer. Tutto ciò è molto riduttivo, perché rischia di sfuggirci l'intero quadro del percorso condotto dai ragazzi e la maturazione personale da loro raggiunta.